a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda alcuni acquisti fatti dal sito di Pinkpanda. Allora, ho voluto prendere delle cose per quanto riguarda Essence perché è uscita con una nuova linea tutta con l'odore, una profumazione di caffè. Quindi chi non è amante di caffè, niente, non la prendete perché fa un profumo enorme di caffè. Oltre ad aver preso qualcosa di Essence, ho preso anche due oggettini proprio precisi, due, per quanto riguarda Revolution. Avrei voluto prendere tantissime cose, ma mi sono limitata. Quindi iniziamo subito e vi faccio vedere questo barattolone enorme per quanto riguarda lo scrub corpo. Vedete, questo è un barattolone proprio gigante, Coffee to Glow. E tutta la linea è fatta con i chicchi di caffè. Questo è 300 ml di prodotto ed ha il profumo di coconut oil e vitamina E, cioè no al profumo, al profumo di caffè, però è al coconut e vitamina E. Se apro la confezione è sigillato ovviamente, ma si sente una profumazione di caffè, quindi io vi ripeto, per chi non piace, niente. Allora, vi dico anche i prezzi mentre ci sono, perché li ho segnati. È il barattolone grande di body scrub, perché ovviamente è un body scrub, è costato 8,99 €. Poi, andiamo avanti, si tratta ovviamente tutta della linea di caffè e di scrub, ed ho preso, cos'è questo? Ed ho preso uno scrub proprio per le labbra. Io lo faccio spesso, ma di norma lo faccio con vari prodotti, però ho voluto prendere questo qui di Essence. La confezione è così, vedete, è tutta fatta in cartone come i rossetti di Sephora, non so se vi rendete conto. E lo scrub è questo, ovviamente anche questo con la profumazione di caffè. E non so se si vedono, l'ho graffiato bene, brava Stefania. Non so se si vedono, adesso lo avvicino, vediamo se riusciamo a vedere i puntini che ci sono. Non l'ho ancora provato ovviamente perché aspettavo di fare il video. Comunque questo è il lip scrub e, scrub labbra, 2,49 €. Io sono ciecata, lo dovete capire. Facciamo una cosa, vi metto sovraimpressione i prezzi, perché sennò vado a cercare ogni 5 secondi e mi perdo. Poi, sempre per quanto riguarda lo scrub, non lo so se lo fate anche voi, io di solito prendo il pennellino per quanto riguarda le sopracciglia, vediamo se ne ho uno qui. No, non c'è. Di solito, eccolo qua. Di solito lo faccio tutte le volte che mi trucco. Quando io mi trucco metto fondotinta, cipria e tutto il resto, alla fine passo lo scovolino questo qui per togliere se ho tipo residui di polvere, nel senso di fondotinta o di cipria. Ma di solito molte persone lo fanno, perché anche a me capita in inverno che ho nella zona T la pelle abbastanza screpolata. Allora di norma faccio uno scrub. Ma come lo faccio? Di solito lo facevo con lo spazzolino tipo vecchio, che i dentini erano un po' più morbidi, e lo facevo tipo con il gel detergente, lo mettevo là e poi mi facevo le sopracciglia. Invece adesso è uscito questo di Essence, che è proprio uno scrub per quanto riguarda le sopracciglia, e quindi ovviamente che fa, non lo prendi, e l'ho preso. Ed è questo, vedete, è un rosellino. Questo non fa odore di caffè, no, buon odore, però se vedete ci sono dei chicchi all'interno, cioè dei granuletti, non lo so se si vede, all'interno si vedono dei granuletti, e lo devo provare, buono il profumo, e quindi ho preso anche questo. Poi ho preso per quanto riguarda il viso un highlighter, quindi un illuminante, Coffee to Glow, ed è un highlighter, ed è questo, con tutti questi chicchi, vedete, è fatto proprio così, la copertura è sempre a specchio, e la cosa, vabbè, c'era la plastichina, vedete, questi sono proprio dei chicchi, vedete, sono in rilievo,
ed è un bellissimo illuminante. La cosa che mi piace tanto di questa collezione, non so se ci avete fatto caso mentre ve li sto facendo vedere, aspettate che metto la plastichina giusto perché c'è qui c'è un po' di plastica ovviamente. La cosa che mi fa piacere è che i pack sono fatti in cartone ed è una cosa molto molto carina. Ovvio, alcune parti sono in plastica, ma proprio per farvi vedere che l'interno è fatto con i chicchi di caffè, cioè con i chicchi a forma di chicchi, ma il pack è tutto in cartone, anche degli altri prodotti che vi faccio vedere, di un altro prodotto che vi faccio vedere è fatto in cartone, e questa è una cosa che mi piace. Il prodotto in questione che vi faccio vedere è l'unica palettina che è uscita ed è la sempre Coffee to Glow e Shadow Palette ed è questa qua. Ed è questa, molto molto bella, ve la faccio vedere, è fatta ovviamente in cartone. E ha ovviamente senza specchio e questi sono gli ombretti, questi che vedete così sono molto molto belli. La particolarità è in questo ombretto che ha quell'effetto che abbiamo visto nella palettina, se non mi sbaglio, di Natasha, era Natasha Denona Fenty, boh, non mi ricordo, o Anastasia. Un mix comunque è di una nota palettina. Oddio, non mi viene la Nauti, se non mi sbaglio era, ma di chi? Non mi ricordo perché non l'ho presa. Comunque, c'è questo ombretto in cialda che è abbastanza cremoso. Ovviamente questi sono prodotti che utilizzeremo in un video. Poi ho voluto prendere l'unico pennello, ovviamente, che era uscito per questa collezione ed è un pennello per l'illuminante, ovviamente era, così grande non poteva che non essere per l'illuminante. E il pennello è così, mi piace tantissimo perché ha questo colore marroncino proprio da caffè. La ghiera è un oro rosa che con il marroncino ci sta proprio benissimo. E poi le setole sono così belle, a forma tipo di tulipano, proprio una forma molto particolare ed è ottima per mettere l'illuminante. Lo devo provare, ovviamente proverò proprio l'illuminante stesso di Essence. Bello, mi piace. Poi sapete tutti che i pennelli di Essence sono ottimi e fantastici, quindi mi piaceva prenderlo. Poi gli ultimi tre pezzi, no, quattro pezzi, gli ultimi quattro pezzi che ho preso sono prodotti per gli occhi. Uno è il mascara. Questo può essere utilizzato, se non mi sbaglio, per le sopracciglia o anche per le ciglia. Perché non mi ricordo se c'era scritto è un brown. Allora, di norma è per le sopracciglia. Io lo apro perché lo voglio mettere ovviamente in uso. Aspettate, ve lo faccio vedere così. Questa è la confezione tutta specchiata e il prodotto è questo e serve per... Aspettate. Le setole sono fatte così e serve per rinforzare le sopracciglia, però io non lo so, lo posso utilizzare anche... Che profumo buono! Lo posso utilizzare anche per le ciglia. Poi leggerò bene perché non mi ricordo. Perché non mi ricordo se l'ho preso per le ciglia o per le sopracciglia. Comunque lo utilizzerò e vi farò sapere anche questo. Perché ogni tanto io faccio delle cose per quanto riguarda le ciglia. Poi l'altro prodotto che vi stavo facendo vedere che mi è caduto è un. Come si dice? Una crema contorno occhi. Non mi veniva la parola. È una crema contorno occhi alla caffeina e dice che dovrebbe risvegliare i vostri occhi e quindi questo è 10 ml di prodotto e in questo tubetto sempre color caffè molto molto bello ed è questo. Lo apriamo anche questo e vediamo come esce. Vabbè, è così. Una cremina bianca e dice che dovrebbe risvegliare il vostro sott'occhi, come dice Carmine Mua. Poi l'altro prodotto che vi faccio vedere è un peeling per il viso ed è questo qua. Ed è questo, sempre Coffee to Glow ed è un peeling. Ve lo faccio vedere, è fatto così. Dovete togliere la retinetta e utilizzarlo. Questa è una specie di scrub, sempre alla caffeina. Si deve attivare ovviamente con tipo due gocce d'acqua, lo attivate, tipo lo mettete nel barattolino, nel coperchio, gli mettete due goccioline d'acqua
E si attiva ovviamente la miscela, lo dovete massaggiare gentilmente, quindi esfoliate il viso e poi lo potete rimuovere sempre con l'acqua. Questo lo proverò perché mi incuriosisce sinceramente. Io spesso faccio gli scrub, però questo qui al peeling, quindi è una forma più particolare, la devo provare perché mi incuriosisce. E per finire ho preso uno spray per body e viso, sarebbe sempre alla caffeina per svegliare il nostro incarnato, il nostro viso. Ed è questo qua, veramente scura la bottiglietta, quindi non si vede niente. Vediamo. Ma sa di caffè! Buono! Allora, non lo so se qualcuno prendeva il caffè proprio con i chicchi, proprio quelli chicchi chicchi. Si sente proprio quell'odore di caffè macinato, anche di gelato. Veramente anche di gelato. Sapete quelle, come si chiama? Il tartufo al cioccolato? O il tartufo, no, il tartufo al caffè, giustamente. No, no. L'odore del tartufo al caffè gelato, mamma mia. Sono a dieta. E questo per quanto riguarda Essence. Quindi ho voluto prendere una cosa per quanto riguarda Revolution perché è uscita con alcuni prodotti per quanto riguarda Halloween. E io ho voluto prendere due, come diciamo, come si dice? E io ho voluto prendere due esemplari per quanto riguarda questa linea. Sono uscite varie palettine, c'erano, se non mi sbaglio, i rossetti, ma ne ho tantissime, ne ho prese ultimamente anche da Kiko, quindi non mi andava di prenderle, però ovviamente volevo assolutamente prendere i pennelli perché erano la cosa che mi piaceva di più, anche di altre cose, ma mi piace prendere sempre i pennelli, anche se ce l'ho, cioè che ne posseggo tantissime, ma no. Mi piacciono troppo. Allora, la confezione è questa, però ve la apro, ve la voglio far vedere proprio così. I pennelli sono questi e sono quattro. Abbiamo questo da cipria, questo da fondotinta, questo da ombretto per quanto riguarda l'applicazione e poi questo da eyeliner o per quanto riguarda le sopracciglia. E poi abbiamo una bag per quanto riguarda la posizione per ovviamente mettere i pennelli. Mi piace tantissimo perché hanno queste setole che vanno sul nero e l'azzurro, non blu, e la ghiera è la stessa identica, quindi con i disegni del cartone animato La sposa cadavere, che mi piace tantissimo. L'ho visto un sacco di volte, lo vedo sempre nel periodo di Halloween e proprio la particolarità, vedere, sono incollate. La particolarità sta nel disegno, cioè c'è un disegno bellissimo, cioè guardate qua che disegno, questo è lui, poi negli altri c'è lei, ve la faccio vedere, guardate, qui c'è lei, cioè vedete l'accuratezza nel fare queste cose, cioè colpiscono proprio direttamente nel punto giusto perché chi fa collezione di questi prodotti sa benissimo che non può farsi scappare una cosa così particolare. E quindi ho voluto prendere questa e per sempre prendere un pezzo per qualsiasi, diciamo, uscita che viene a seguire perché ce ne sono tanti. È uscita quella dei Simpson, adesso quelle di Halloween con tutti i ragni, comunque bellissime. Ho preso una palette, così anche posso fare un make-up e quindi vediamo cosa riuscirò a fare. La palette non vuole uscire e ho preso questa anche se ce n'erano altre perché questa era l'unica a forma di farfalla. A me è piaciuta tantissimo e quindi l'ho voluta prendere. So che sicuramente a Gnappetta, a Mia, non piaceranno perché non piacciono le farfalle. Allora, è tutta in cartone. Quando si apre a uno specchio, si gira e qui ci sono tutti gli ombretti. Aspettate che vi tolgo la parte di sopra, così riusciremo a vedere tutto. E questi sono gli ombretti, cioè ditemi voi se non sono una cosa eccezionale.
Cioè, bellissimi, mi piacciono tantissimo. Sono molto molto belli. Alcuni sono shimmer, altri invece sono matte e quelli matte ovviamente hanno la farfalla e invece quelli shimmer no. Sono molto molto belli. Questi proprio che fanno? Swatchiamo alcuni, swatchiamoli, va. Ho le mani un po' bagnate perché poco fa ho fatto il video. Poi ovviamente c'è il viola e il lilla che fa non lo prendi. Questi sono i colori, sono molto molto belli. Anche come scrivenza. I matte specialmente scrivono una bellezza. Molto molto belli. Quindi questi li proveremo e vediamo la performance di questi ombretti. Dai, il pack è troppo bello. Lo specchio ovviamente è sempre a forma di farfalla, cioè è molto molto bello. Quindi ho cercato di prendere questi due pezzi proprio per vedere com'erano in tutto e per tutto. Poi andiamo alla nostra mystery bag. Questa è la mystery bag back to school. Ho preso questa perché è uscita questa quel giorno. Non ci avevo fatto caso e quindi proviamo. Andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Sapete tutti che sto mettendo le cose di lato per quanto riguarda queste mystery bag che io non utilizzo, perché ovviamente se una cosa ce l'ho o capitemi, non mi piace, la metterò che poi la regalerò così senza diciamo fare concorsi, senza niente, a chi mi fa più simpatia la spedisco e gliela regalo, ovviamente. Andiamo a vedere, non sbircio niente. C'è una cosa in cartone ed è questi ce l'ho sotto nel bagno perché non so se vi ricordate, ho fatto anche un video dove avevo acquistato questi prodotti. Questo è un daily smoother, è una crema, vediamo se c'è in italiano perché l'inglese non lo parlo bene. Se non c'è, faccio la traduzione direttamente. Il pack mi piace tantissimo. Il pack è bellissimo. Aspettate che faccio la traduzione col cellulare, che è una cosa che ormai faccio in qualsiasi occasione, perché se non so, mi dispiace farvi vedere un prodotto e dirvi che è un siero, invece poi è una crema. Quindi voglio farvi vedere di che cosa si tratta. Allora. È una crema giorno, lenitiva e idratante, al karité e aloe. Ed è questa, quindi questa ottima. Le creme sono sempre ben accette. Poi andiamo avanti. Che cos'è? Questi li uso anch'io. Sono degli elastici per quanto riguarda i capelli con la scritta Pink Panda. Molto molto bello, carino. Poi andiamo avanti. Un ombretto, credo. Sì, già avevo ricevuto un ombretto, se non mi sbaglio. È un illuminante, non lo apro perché è sul dorato ed è una cialdina della marca. Di che marca è? Maiani. Non lo so se si legge così ovviamente. Ed è questo, abbastanza dorato, molto dorato. Io voglio vedere la confezione. Non lo so se mi sbaglio, sembra simile a qualcosa che già posseggo. Questo è il colore. Ed è un dorato. Ed è un illuminante, perché c'è scritto sì, illuminante, sì. Sistemiamo, vediamo ancora cosa c'è all'interno. Un'ultima cosa? Sì, sembra di sì. Sì, ultima cosa. Credevo che c'erano qualcosa per la scuola, no. Un'ultima cosa, vediamo cos'è. Sembra una palettina ed è una palettina di Lovely. Ed è una nude. Il pack mi sembra molto cheap, sinceramente non mi piace il pack. Vediamo se riesco ad aprirla. Sì, c'è un pennellino che è tutto sporco.
Il pennello è tutto sporco e sinceramente questa è una cosa che mi dispiace perché se la devo regalare possono anche pensare che il pennello è stato toccato, invece no. Cioè, mi siete testimoni voi. E questa è la palettina. No, sinceramente questa non mi è piaciuta. Sincera, no, non mi piace proprio. No, questa no. Poi il fatto che il pennello sia sporco ancora di più mi fa pensare male. No, di questa sono rimasta delusissima. Bene, ragazzi, questo è tutto per quanto riguarda gli acquisti fatti da Pink Panda. Ovviamente ci sono delle volte che rimango soddisfatta, delle volte che... Però questi sono sempre dei regali e quindi sono sempre ben accetti. E io sono fatta così, visto che questi prodotti non li utilizzo, nel senso questo lo posso anche utilizzare perché questa marca mi piace tanto, l'illuminante, la palettina, l'elastichino, se io non lo utilizzo, io preferisco regalarlo a qualcuno che ne verrà, diciamo, più utile. E niente, per quanto riguarda questo video è tutto. Ditemi qual è la cosa che vi è piaciuta di più e qual è la cosa che vi è piaciuta di meno dei prodotti che vi ho fatto vedere. Io come sempre vi mando un grossissimo bacio e come dico sempre, se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.